Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar. Aspettiamo ancora qualche minuto, poi iniziamo. Ok, possiamo iniziare. Benvenuti a tutti a questo secondo appuntamento del ciclo di webinar dedicato alla privacy e alla sicurezza sul web, sul diritto informatico, organizzato dal Laboratorio Aperto di Piacenza in collaborazione con Colin e Partner, una società che offre appunto servizi di consulenza a livello nazionale in materia di diritto delle nuove tecnologie. E, come Laboratorio Aperto di Piacenza, per chi ancora non ci conoscesse, facciamo parte dei 10 hub di innovazione della Regione Emilia-Romagna, quindi sono hub collocati sulle capoluoghi di provincia e ci occupiamo di varie tecnologie, di vari corsi di formazione e in particolare abbiamo voluto dedicare questo ciclo di webinar a questo tema che ci è parso particolarmente interessante per approfondire i dettagli e le novità delle normative per mostrare le buone pratiche necessarie per affrontare l'era digitale, appunto particolarmente importanti per le aziende, per i professionisti, sempre di più. Seguiranno altri tre webinar su questa tematica, ricorderemo le date alla fine. E questo webinar durerà un'oretta e è possibile appunto ricevere le vostre domande alle quali cercheremo puntualmente di rispondere. E lascio la parola all'avvocato Valentina Frediani, General Manager di Colin & Partner. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Prima di passare, diciamo, nel merito di quelle che sono le tematiche che andremo a trattare stamani, presento brevemente Colin & Partners. La nostra società si occupa di diritto delle nuove tecnologie dal 2008 e è suddivisa in business unit, dedicate ovviamente alla privacy, tutela delle informazioni, digitalizzazione, tutto quello che è afferente all'intellectual property e la contrattualistica in materia di diritto informatico. E poi abbiamo una business unit dedicata alla compliance del software e delle app rispetto al GDPR, essendo l'unica azienda europea ad aver certificato una metodologia con Bureau Veritas per la validazione di conformità appunto di software ed app al regolamento europeo. Allora, di cosa parleremo stamani? Stamani parleremo della figura del Data Protection Officer all'interno delle realtà aziendali e della pubblica amministrazione. Vedremo sia da un punto di vista formale quelli che sono gli obblighi afferenti all'adozione e poi quelli che sono gli impegni del DPO e a livello sostanziale e pratico quali sono le attività che dovrebbe svolgere o dovrebbe aver svolto in questi anni in cui appunto c'è stata l'entrata in vigore del regolamento. Ovviamente interrompetemi con le domande del caso in modo da rendere, diciamo, questo nostro incontro non assolutamente un monologo.
Allora, intanto quando è obbligatorio adottare il Data Protection Officer? Allora, sull'obbligatorietà originariamente ci sono state non poche disquisizioni in sede di redazione poi del testo definitivo del regolamento europeo, perché comunque ancorare a dei parametri certi il ricorso a questa figura che comporta comunque degli oneri per le aziende da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista organizzativo, perché comunque deve provvedere poi ad una sorveglianza presso l'azienda a garanzia del titolare e degli interessati. Quindi comporta anche poi un coinvolgimento di un effort aziendale, delle risorse aziendali non trascurabili. I parametri sulla base dei quali poi si è assestato il testo di legge è che il Data Protection Officer deve sussistere laddove vi sia un trattamento su larga scala, laddove vi siano dei dati particolari, laddove vi siano dei rischi sostanziali per quelli che sono gli interessati. Anche qui con delle maglie di interpretazione abbastanza larghe, poi è dovuto intervenire un provvedimento del working party proprio in tema di designazione del DPO anche sul tema della larga scala, perché non sussistendo dei parametri numerici, larga scala è un concetto abbastanza ampio. In realtà larga scala viene considerata anche una realtà aziendale che ha una competenza magari territoriale molto stretta, però un numero piuttosto elevato di interessati dei quali tratta i dati. Alcuni hanno più pensato a larga scala in relazione a un business o customer, quindi insomma ci sono dei parametri variabili. Quello che ci dice però il legislatore europeo è che in realtà viene auspicata l'adozione di un DPO in ogni realtà, perché comunque è una figura responsabile della protezione dei dati che abbia delle conoscenze verticalizzate, che sia in grado di orientare la struttura in scelte e in valutazioni appropriate, un po' come oggi ovunque c'è comunque l'RSPP, è lo stesso concetto per il DPO. Non è un obbligo di legge, ma è un provvedimento del working party, quindi viene auspicato che sia adottato il DPO. Perché da un punto di vista logico, pensiamo a quella che può essere anche una realtà piuttosto contenuta, come possono essere professionisti, dove però magari consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, medici, dove però magari c'è un trattamento di dati ampio e dove non è quantitativamente rilevante, lo è qualitativamente. Quindi non è che se si tratta di 100 interessati rispetto a 1000, allora la protezione deve essere fatta sui 1000 e non laddove ve ne siano 100. Quindi evidentemente il senso del DPO è di avere una qualificazione specifica di un soggetto che possa prevenire, dare indicazione al titolare per prevenire delle vulnerabilità e quindi portare di per sé maggior protezione al trattamento dei dati. Ad esempio, una grossa disquisizione sulle società di informatica, se debbano avere o non debbano avere il DPO. Le società di informatica dovrebbero indubbiamente avere un DPO, perché, e stanno anche negli esempi proprio del provvedimento del working party, perché? Perché comunque occupandosi di sicurezza per quanto riguarda le aziende, amministrazione del sistema, rilascio di soluzioni dove magari c'è anche una migrazione di dati, andando ad entrare anche con soluzioni di mantenimento nell'intimità dei sistemi informativi del cliente, possono andare ad alterare delle misure di sicurezza. Quindi avere un referente privacy può equivalere da questo punto di vista a dare maggior garanzia nei confronti dei clienti, maggior tutela per quanto riguarda gli interessati, ma anche tutela nei confronti del titolare stesso, che comunque è un punto di riferimento evidentemente proporzionato da un punto di vista della quantità del tempo che viene dedicato alla materia, ma pur sempre qualificato sul tema della privacy. Tra l'altro il DPO è figura obbligatoria nella pubblica amministrazione e nonostante questo vediamo che vi sono delle grandi carenze anche nell'ambito sanitario rispetto alla figura del DPO e laddove magari sia stato nominato rispetto alle procedure che ne formalizzano un incarico e ne rendono edotti i soggetti che lavorano all'interno della struttura sanitaria di dover ricorrere al DPO e quando. Quindi un punto è quando adottarlo, l'altro punto è poi anche vedere cosa vuol dire adottarlo e cosa porta con sé questo tipo di scelta. Allora, quali sono i parametri normativi sulla base dei quali devono essere individuati di più all'interno delle strutture? Il legislatore
non prevede che sia una figura che abbia una particolare certificazione, non prevede che sia una figura che obbligatoriamente debba venire da studi giuridici, né altrettanto obbligatoriamente venire da studi di natura informatica, benché l'elemento informatico all'interno del regolamento europeo sia molto forte, non dico prevalente, ma estremamente forte. La competenza è una competenza che deve essere misurata non solo nella comprensibilità che ha rispetto a tematiche informatiche rapportate al mondo normativo, ma anche di conoscenza di quello che è il core business. Posso essere un buon DPO perché ho conoscenze informatiche spinte in un'azienda informatica o legali spinte in una società di servizi consulenziali, ma poi magari in una struttura dove è molto focalizzato il marketing, se non ho delle conoscenze relativamente ai flussi, se non comprendo quali sono le necessità effettive della struttura, potrei poi avere delle carenze e non essere funzionale al buon esito del recepimento della privacy all'interno dell'azienda. Viene calcolato che uno degli elementi di maggiore impedimento nell'adozione del DPO all'interno delle strutture sia il fatto che il DPO possa un po' apparire estraneo a quello che è il modello di business, al raggiungimento degli obiettivi di business, sempre molto focalizzato, come critiche che vengono un po' rilevate anche sulla categoria, ad un rispetto normativo però avulso dalla praticità. In realtà il DPO deve essere una figura estremamente pratica. Tra l'altro nella valutazione deve essere un soggetto comunque che abbia il potere di riportare al commitment, quindi non possono essere nominati DPO, intanto che abbiano delle competenze decisionali parallele all'interno della struttura. Quindi non può essere il DPO il responsabile dei sistemi informativi, piuttosto che il responsabile amministrativo, piuttosto che il responsabile legale, laddove intervengano e assumano decisioni, piuttosto che imbastiscano a livello progettuale delle determinazioni che poi coinvolgono la struttura, altrimenti avrebbero un ruolo da questo punto di vista incompatibile. Possono assumere il ruolo internamente alla struttura quei soggetti che hanno anche altre mansioni, non di tipo decisionale, e in questo caso deve essere redatto un documento nel quale si vada a dettagliare quelli che sono gli elementi temporali che verranno, diciamo la prevalenza temporale che verrà dedicata all'uno o all'altro ruolo, in modo che vi sia un bilanciamento effettivo e si consenta a quella persona di poter fare il DPO. Tradotto, non posso nominare DPO una persona all'interno dell'azienda perché comunque ho bisogno di un DPO, un nome ci deve stare, e poi magari è assorbito al 100% dalle altre attività o 90% dalle altre attività e quindi non ha la possibilità effettiva di andare a realizzare l'attività di sorveglianza che viene richiesta specificatamente al DPO. Il DPO poi è una figura che può essere anche ragionata nell'andarla a cambiare in divenire, nel senso che comunque ci si potrebbe accorgere, ora siamo quasi all'entrata in vigore del regolamento, siamo quasi al terzo anno, ci potremmo anche accorgere che la figura del DPO rispetto alla persona designata non coincide, non combacia più con le esigenze dell'azienda per tematiche di crescita, magari per maggiore esposizione sul fronte della digitalizzazione, per cui devono essere valorizzate magari delle conoscenze di natura informatica, piuttosto che magari perché appunto vi è anche una rigidità mentale o comunque una non coerenza rispetto a quelli che sono gli obiettivi di business, che può sembrare ostativo e far recepire in maniera non idonea anche ai responsabili del trattamento quelli che sono le necessità di applicazione della privacy. Il ruolo del DPO infatti non è un ruolo solo di natura tecnica, ma è anche un ruolo che serve per sensibilizzare le risorse interne, per trovare degli equilibri tra quelli che sono gli obblighi normativi e quelle che sono le necessità operative e di raggiungimento degli obiettivi di business. Quindi è comunque una figura delicata, è una figura anche talvolta strategica, in alcuni casi come nelle società di informatica, piuttosto che le società che magari fanno esternalizzazione del trattamento dei dati, si trova a dover conferire con quelli che sono i DPO delle aziende clienti e quindi a dover anche ragionare su dei tavoli in cui c'è un'incidenza del business molto alta e quindi non ci si può fermare a porre in essere delle valutazioni
interpretative strette su quello che è il regolamento, ma vanno cercate delle soluzioni alternative, per cui anche da questo punto di vista deve avere anche una caratteristica la capacità di risolvere facilmente, di superare facilmente quelli che possono essere limiti normativi. Questo non vuol dire ovviamente andare contro la norma, però trovare degli equilibri. Una cosa molto importante è che da questo punto di vista conviene valutare bene se il DPO debba essere una figura interna o esterna alla realtà aziendale o anche allo stesso ente pubblico, e ci sono dei pro e dei contro. Il DPO interno magari conosce tutti i processi organizzativi, sa dove andare a pescare le risorse giuste se ci sono delle attività di sorveglianza che richiedono anche una parte di indagine, di contro però ha un rapporto magari con i colleghi che rende più difficoltoso poter andare ad effettuare una sorveglianza oggettiva, magari che in qualche modo diciamo può subire la pressione della confidenzialità anche nei confronti del titolare del trattamento, perché comunque magari c'è un timore reverenziale tale per cui non vi è un flusso di comunicazione libero da parte del soggetto nominato. Dall'altra, il DPO esterno, mi è detto appunto che conosca tutti i meccanismi e tutte le logiche che stanno a monte nella realtà aziendale, nella pubblica amministrazione nella quale va a rivolgere questo ruolo, però può garantire una terzietà e soprattutto una trasversalità rispetto a quelle che sono le tematiche, perché comunque evidentemente essendo che è esterno, fa questo di professione, ha una visione diciamo su più realtà e quindi ha la possibilità anche di portare un know-how maggiore. Ovviamente quello che è l'elemento negativizzante è che non avendo una conoscenza ampia della struttura che può essere acquisita del tempo, però inizialmente ovviamente non l'ha, non è detto che riesca a fare riferimento a quelle che possono essere le figure interne idonee rispetto a determinati elementi di valutazione o sorveglianza, e per questo in genere anche quando c'è un DPO esterno si auspica sempre di avere un referente interno, perlomeno da un punto di vista dell'organizzazione di quelli che possono essere i momenti di sorveglianza o relativamente ai vari incontri. La riflessione poi ovviamente che fanno le aziende è una riflessione anche di tipo economico, e su questo diciamo la parte del costo del DPO c'è delle variabili immense, anche troppo immense, spesso motivate dal fatto che i DPO sono soggetti che svolgono altre attività e si prestano a fare il DPO. In realtà questa è una materia che di per sé deve avere una conoscenza, torno a dire, come può essere un tema di sicurezza sul luogo di lavoro, come può essere un tema relativo alla conoscenza di quelli che possono essere gli aspetti di gestione dell'amministrazione, delle risorse del personale, cioè non tutti possono fare tutto. La privacy deve essere ben conosciuta, si può magari avere un inquadramento delle tempistiche e dell'arco temporale che dedica quel soggetto in qualità di DPO all'azienda, magari ridotte perché c'è un fabbisogno minore, ma la conoscenza specifica delle materie è fondamentale, altrimenti ci si ritrova, come sempre più spesso, ora andando avanti nel tempo, si vedono i gap dei DPO che non avevano una formazione originariamente focalizzata su questa materia, per cui la sorveglianza non l'hanno fatta, i documenti li hanno rilasciati e talvolta implementati in maniera standardizzata, che come sono validi per un consulente del lavoro sono validi per l'azienda di 4.000 dipendenti e sono validi per l'ASL dove ci sono dati sanitari, non sono stati in grado magari di gestire la tematica del breach, che è un altro argomento importantissimo, ne parleremo ora sui compiti del DPO, dove ha un ruolo fondamentale il DPO, perché comunque deve aiutare e coadiuvare delle scelte anche a livello strategico, a livello di gestione del rischio. Quindi insomma da questo punto di vista è bene sempre rivolgersi a chi questo lavoro lo sa fare. Oppure adottare un DPO interno, magari che viene formato e al quale vengono comunque fornite tutte le istruzioni del caso, e lasciarlo poi coadiuvare per le situazioni un pochino più impegnative con un supporto dall'esterno che sia particolarmente qualificato. Ad esempio con il tema del privacy shield, di cui abbiamo anche parlato nel tempo, su tematiche come il privacy by design, dove nel primo ci deve essere una conoscenza non solo da un punto di vista di privacy, ma anche della contrattualistica molto approfondita, quindi in natura legale. Sul secondo, privacy by design, non solo della privacy, ma anche delle conoscenze di natura informatica,
È ovvio che una figura che non ha una formazione in ambito giuridico e ha anche dell'esposizione sotto il profilo informatico o anche dell'esposizione sotto il profilo contrattualistico non è in grado di sopperire a quelle che sono le esigenze proprio della struttura, che magari è anche una struttura piccola, ma racchiude in sé tutta una serie di esigenze per il rispetto della normativa che comunque sono paritetiche come esigenze a grandi realtà. Vedi un trasferimento dati all'estero, dove comunque qualsiasi anche piccola azienda può usufruire di servizi che magari sono collocati sugli Stati Uniti, fuori dai confini europei, quindi ha necessità comunque di capire che cosa deve andare a fare. È un tema di privacy by design, perché chiunque ha comunque degli applicativi che utilizza, magari sviluppa o personalizza degli strumenti che comunque devono essere validati da un punto di vista di privacy by design, può avere comunque dei trattamenti per i quali sia obbligatorio fare un data protection impact assessment, quindi ha la necessità di un DPO che abbia delle conoscenze verticalizzate da questo punto di vista. Dicevamo, quali sono i compiti e le responsabilità del DPO? Allora, il regolamento parla specificatamente del tema della sorveglianza, ma facciamo un passo indietro. All'inizio dell'entrata in vigore del regolamento europeo ci sono state non poche disquisizioni sul fatto che il DPO potesse comunque portare anche in adeguamento la struttura e poi fare il DPO, che sono state tutte in realtà fugate quando nell'entrata in vigore del regolamento nella versione italiana del 2018 viene espressamente indicato il DPO anche come figura consulenziale, quindi non solo di sorveglianza ma anche consulenziale. Il DPO può portare la struttura in adeguamento, il DPO può intervenire sulle procedure organizzative, il DPO può andare a predisporre la documentazione, il DPO deve fare sorveglianza. Come si traduce la sorveglianza? Vi deve essere una proattività da una parte e una disponibilità e una reattività dall'altra. Disponibilità e reattività perché? Perché se ci sono delle necessità specifiche da parte della struttura, chiaramente il DPO deve essere in grado di reagire e fornire le risposte, studiare le risposte idonee per quella struttura. Dall'altra però deve avere una proattività, perché se vi sono delle novità normative, il DPO si deve fare portatore della sensibilizzazione, del recepimento di queste novità normative all'interno della struttura. L'esempio qual è? Quando appunto è uscito la sentenza su Privacy Shield, la prima funzione del DPO è quella di avvisare l'azienda che c'è una novità, non sono più trasferibili i dati verso gli Stati Uniti fuori dal consenso, esce la raccomandazione, occorre andare a mappare i contratti con soggetti extraeuropei, occorre fare una valutazione sulle misure di sicurezza da adottare per rendere o continuare a rendere legittimi i trasferimenti extraeuropei, quindi ci sono tutta una serie di elementi piuttosto importanti su cui il DPO deve intervenire. Recentemente sono uscite le linee guida sul tema del breach, sul quale probabilmente sarebbe anche interessante fare un incontro, le quali a livello europeo hanno fornito ad esempio un elenco di eventi per cui il breach deve essere comunque notificato e altrettanto una serie di misure da adottarsi per prevenire quel tipo di breach. Ecco, in questo il DPO ovviamente si deve fare portatore di una informazione, poi di un recepimento o perlomeno valutazione da parte delle aziende nelle quali opera in questa funzione. Quindi la proattività sotto questo profilo è molto importante. È molto importante che intervenga, è una delle attività che gli viene assegnata all'interno del testo normativo, anche sulla valutazione del fabbisogno formativo della struttura. Il regolamento prevede espressamente che vi sia una formazione dei soggetti autorizzati al trattamento che gestiscono i dati all'interno di ogni albero di operativo del titolare del trattamento, ma come si stabilisce la formazione? La formazione può essere uguale per alcune tipologie di risorse, ma anche lì andrebbe stabilito quanto, perché il legislatore non ci dice la formazione deve essere minimo 2 ore, 3 ore, e questi sono i contenuti minimi. Perché? Perché come in accountability c'è un tema di responsabilità, c'è anche un tema di valutazione di quello che è il fabbisogno formativo. Io posso avere l'esigenza di andare a formare in maniera più compiuta chi
lavora su dei dati business to customer e in maniera diversa chi lavora su dati business to business, posso andare a formare in maniera diversificata chi gestisce dati dei dipendenti rispetto a chi si occupa dei sistemi informativi, dove le regole del GDPR, ma anche le tematiche di accountability e quindi le necessità di valutazione dei rischi sono completamente diverse, per cui dovrò, scusate, rendere dotte le persone tramite la formazione che hanno anche degli obblighi applicativi diversi, e questo non passerà soltanto attraverso l'autorizzazione che gli verrà rilasciata con le istruzioni pratiche o le procedure organizzative. Io devo rendere le persone in grado di poter prestare un'attività, e quindi da questo punto di vista, che sia complementare alla privacy, io le devo preparare anche ad un minimo di quello che teoricamente è l'obbligo di natura normativa. L'aspetto importante da questo punto di vista è che il DPO non è colui che ha l'obbligo di erogare la formazione, ma di stabilire il fabbisogno formativo. Poi può erogare anche la formazione, ma nello stabilire il fabbisogno formativo andrà ovviamente a pianificare quelli che sono gli elementi da valorizzare a seconda dei destinatari, quella che può essere una durata, quelli che possono essere anche le modalità di prestazione della formazione. Ai responsabili non ho la l'interesse a fargli fare un corso tramite una piattaforma dove magari sono soggetti passivi. Al contrario, dovrò provvedere magari a preparare una formazione in aula in cui c'è la possibilità di un contraddittorio, in cui possono portare degli esempi pratici delle attività che dovranno svolgere. Mentre magari per chi si occupa di tematiche appunto di gestione di dati di fatturazione, piuttosto che di reception, piuttosto che di tematiche dove potrebbero non esserci degli alti rischi, posso anche prestarlo tramite una piattaforma. Quindi anche la valutazione degli strumenti è una valutazione che rientra in quella che può essere una competenza richiesta al DPO da questo punto di vista. E poi c'è il tema delle responsabilità, cioè il DPO è responsabile delle violazioni della privacy all'interno delle strutture. Nel senso che, allora, intanto nel regolamento europeo noi non troviamo una norma che riguardi la responsabilità del DPO da un punto di vista delle violazioni. Questo perché? Perché il DPO è un data protection officer, quindi è la figura che si occupa di portare valori di protezione, dare indicazioni e supporto e coadiuvare il titolare rispetto a quello che è il tema, però ha un obbligo di sorveglianza, quindi la sua responsabilità si genera nel momento in cui viene sottoscritto e affidato un incarico al DPO. Risponderà a livello sanzionatorio sempre il titolare del trattamento e i responsabili, ma il DPO potrà essere destinatario di un'azione di rivalsa laddove vi siano delle omissioni di sorveglianza tali da aver indotto la struttura a commettere degli errori che poi hanno generato la responsabilità sanzionatoria. Quindi da questo punto di vista ha una responsabilità non codificata nel GDPR, ma nei confronti del titolare del trattamento, dove le omissioni possono dare adito a responsabilità di natura economica per un'azione di rivalsa poi dal punto di vista della sanzione, ma anche laddove vi sia una violazione dei diritti degli interessati generata da errori portati dal DPO, da omissioni portate dal DPO, ma anche laddove magari appunto vi siano delle omissioni volontarie in cui può scattare anche una responsabilità di natura penale, ovviamente, per una violazione rispetto a quelli che possono essere i trattamenti dati che vengono posti in essere. Nei compiti e nelle responsabilità del DPO, allora, innanzitutto dobbiamo dire che i compiti devono essere comunque formalizzati, quindi l'incarico al DPO è un incarico formale. Poi la figura del DPO è una figura che, se obbligatoria per legge, deve essere comunicata all'autorità garante per la protezione dei dati personali. Quindi deve essere fatta una notifica all'autorità garante, la notifica viene fatta dal titolare con tutta una serie di adempimenti e di informazioni che vengono richieste con la compilazione online. Tra l'altro, ogni titolare del trattamento, questo a prescindere che abbia o non abbia un DPO, deve detenere un documento descrittivo dei criteri sulla base dei quali ha stabilito perché avere o non avere il DPO.
da esibire in caso di controllo e nel caso in cui venga stabilito di avere un DPO, quali sono i criteri sulla base dei quali è stata fatta la scelta del DPO che è stato nominato. Quindi questo è un adempimento molto importante che sfugge in gran parte dei casi, perché noi l'abbiamo visto in simulazioni di ispezione d'audit fatte su strutture dove i DPO sono più creativi, però è un obbligo vigente che nasce proprio tra origine proprio dal provvedimento di cui facevamo riferimento inizialmente, che quindi a livello documentale deve essere detenuto all'interno della struttura e che servirà anche come memoria storica per capire eventualmente perché si è scartata l'ipotesi di adottare il DPO, quindi qual è stato in accountability l'elemento o gli elementi decisionali sulla base dei quali non è stato adottato, oppure capire viceversa perché è stato adottato quel tipo di DPO, quali sono gli elementi che ne hanno caratterizzato poi la parte della nomina. Per quanto riguarda la nomina, dicevamo, deve avvenire formalmente, deve essere fatta dal titolare del trattamento, non è necessario laddove vi sia un amministratore delegato che passi comunque da un CDA, perché questo non lo richiede espressamente il legislatore, purché appunto vi sia una nomina di natura formale. Come del resto, una volta che andrà ad interrompersi il rapporto, il DPO dovrà essere revocato e nel caso in cui vi sia una sostituzione ovviamente dovrà essere fatta la comunicazione all'autorità di controllo. È importante anche dire che all'interno dei gruppi può essere nominato lo stesso DPO, purché si riesca a dimostrare, ecco perché anche un documento esplicativo delle attività che dovrà andare a svolgere, che è in grado di sopperire alle esigenze laddove vi sia una varietà di soggetti con i quali deve interloquire, perché comunque un conto è fare o svolgere delle attività in maniera ripetitiva per le varie aziende, magari producendo documenti o implementandoli, un conto è andare poi a fare un'attività di sorveglianza dove anche gli audit, ora ne parleremo, insomma non sono banali, quindi devono essere svolti in una determinata modalità, con una certa ciclicità e quindi con un richiamo piuttosto importante anche a livello temporale, con un impiego abbastanza importante a livello temporale del DPO. Nei compiti del DPO abbiamo anche delle attività specifiche che vengono richiamate all'interno del regolamento, ad esempio è comunque il soggetto che dovrà supervisionare il registro dei trattamenti. Il registro dei trattamenti come documento nel quale vengono riepilogati i trattamenti della struttura è un documento che comunque deve essere aggiornato ai trattamenti, quindi laddove non subisca degli aggiornamenti in contemporaneità alle novità da parte dei responsabili del trattamento eventualmente designati, comunque almeno una volta l'anno il Data Protection Officer va a verificare un allineamento dei contenuti del registro con quella che è la realtà aziendale, perché poi ricordiamoci che il registro di trattamento è un documento molto rilevante da questo punto di vista, perché è un po' un canovaccio di riferimento per chi effettua un controllo per capire in che realtà si sta trovando, di quali trattamenti stiamo parlando, di quali tempi di conservazione stiamo parlando. Dal punto di vista poi delle attività è colui che interviene nei progetti di privacy by design, quindi affianca fin dall'origine i progetti, dovendo andare ad individuare gli elementi privacy rilevanti rispetto all'obiettivo progettuale, essendo il soggetto che viene sentito in via preliminare rispetto alle decisioni che caratterizzano i temi di sicurezza, di protezione, di misure organizzative, ma anche gli stessi dati che poi andranno a popolare lo strumento con il quale verranno trattati i dati o sui quali comunque verranno applicati dei flussi. Il DPO non è soggetto che può interrompere un progetto o impedire che venga data vita ad un trattamento all'interno dell'azienda o della struttura, quindi attenzione, non è mai il soggetto che può frenare o decidere, è il soggetto che effettua una sorveglianza, che viene sentito in via preliminare, che dà un proprio parere, ma poi le decisioni spettano al titolare del trattamento e responsabile laddove delegati. Quindi è colui che avverte di un eventuale rischio ma non blocca il progetto, non può essere elemento ostativo, non ha questo potere e non lo deve avere all'interno della struttura. Tanto che ad esempio nei DPI, Data Protection Impact Assessment, cioè quelle valutazioni del rischio che per obbligo di legge devono essere effettuate su trattamenti
che hanno una particolare incisività sul trattamento del dato, al di là dell'analisi generale fatta nell'azienda, quindi ad esempio trattamenti relativi alla geolocalizzazione, all'Internet of Things, laddove magari vi siano elementi di combinazione tra il sanitario e un'esposizione del dato altro, è il soggetto che va a tirare le fila del DPI e quindi a dare anche la propria opinione sulla conformità o meno e sulle eventuali remediation, ma poi la decisione finale spetta sempre e comunque al titolare del trattamento. Quindi da questo punto di vista il DPO è meramente consultivo. Quali sono, dicevamo, le tematiche di sorveglianza e di audit da parte del DPO? Siamo quasi al terzo anno dell'entrata in vigore del regolamento e quindi delle attività i DPO nominati dovrebbero averle già svolte. Un'attività molto importante è quella relativa all'allineamento documentale. Non posso avere un DPO all'interno di una realtà che, emanati i documenti nel 2018, quelli sono della struttura, il problema rimane della struttura e io non vado a fare una revisione o un aggiornamento laddove vi siano degli aggiornamenti normativi. Quindi da questo punto di vista è essenziale che il DPO si attivi, effettui le revisioni documentali laddove vengono richieste proattivamente dall'azienda o laddove vi siano delle novità normative per cui si rende necessario il suo intervento. È un soggetto che da questo punto di vista proporrà le soluzioni contenutistiche dei documenti che dovranno poi essere sottoposti ai responsabili o agli autorizzati in modo da andare a confermare quelle che sono le informazioni che vengono inserite, perché al di là dell'obbligo di legge poi appunto c'è un tema di realtà aziendale, di come funziona, di come avvengono i trattamenti, di quello che è il flusso, di quelle che sono le modalità, per cui è bene che vi sia una validazione dal punto di vista interno organizzativo dell'azienda. È colui che interviene nel caso in cui vi sia un breach. E anche lì le strutture devono avere delle misure organizzative e sapere che se ci sono delle anomalie potrebbe essere un data breach, potrebbe essere solo un breach. Chi decide se si tratta di una anomalia o comunque di un attacco in cui effettivamente bisogna effettuare la notifica oppure no? Il DPO insieme ai sistemi informativi o alla direzione o ai soggetti coinvolti rispetto al breach fa una valutazione. Perché? Perché ad esempio non sempre quando vi sia una violazione di dati personali si può dire che sia una violazione tale da dover essere notificata. Il regolamento ci dice in modo espresso che la violazione dei dati personali rileva ai fini della notifica laddove vi possa essere un rischio per il legittimo interesse dell'interessato. Se io perdo uno smartphone, mi viene rubato, sopra ci stanno magari dei numeri di telefono, chi decide se si tratta di un breach o meno? Se vi è una sensibilità tale dei dati, dove magari sopra ci sono dei numeri di natura esclusivamente aziendale, dei colleghi, o dei numeri magari non collegabili esattamente a delle identità, o magari vi è una protezione dello strumento, quindi chi è che fa una valutazione se c'è questo obbligo di fare la notifica o meno? In questo entra in gioco il DPO. Il DPO ha un ruolo fondamentale perché è colui che va a commissionare quelle che sono le regole normative o comunque dell'autorità di controllo con quelle che sono poi nell'atto pratico le tipologie di dati che sono stati, che vengono meno nella disponibilità o che comunque non saranno più rintracciabili. È colui che coadiuva il titolare nella predisposizione della notifica stessa del breach. La notifica del breach deve essere fatta con grano salis perché si vanno a dare delle dichiarazioni al garante che un domani potrebbero essere utilizzate contro di noi, laddove si vanno a descrivere le misure di sicurezza, la tipologia di attacco, quali sono i soggetti coinvolti, perché si va o meno a fare la notifica nei confronti degli interessati. Altro elemento sul quale interviene in modo diretto il DPO è un altro adempimento di legge, ci dice il legislatore di capire laddove vi sia un data breach se sia bene rendere edotti gli interessati del breach che è avvenuto, perché magari riescono a circoscrivere gli effetti negativi del breach stesso. Dal punto di vista quindi del breach è una figura fondamentale, ma anche dal punto di vista delle misure organizzative. Perché? Perché nell'andare ad effettuare la sorveglianza
Il DPO deve trovare dei meccanismi di controllo periodico sulla base dei quali possa rendersi conto se la struttura reagisce positivamente rispetto alle misure organizzative adottate. Se vede che vi è una inefficienza o una inefficacia delle misure organizzative adottate, evidentemente deve intervenire sensibilizzando quelle che sono le aree, se è un fattore di elemento umano, o andando addirittura a proporre delle implementazioni per le misure organizzative se è proprio il contenuto delle stesse, non sono inefficaci di per sé le misure stesse. Ma non solo, il DPO è colui che interviene in caso di controllo da parte dell'autorità garante, quindi è la prima interfaccia in ipotesi di controllo, laddove avvengono delle richieste di natura documentale, sarà colui che andrà a collettare e valuterà che cosa mandare all'autorità garante. Nell'ipotesi in cui vi sia un controllo diretto dalla parte dell'autorità di controllo, sarà colui che presiederà al controllo stesso, che chiederà di effettuare delle verbalizzazioni, che andrà a reperire magari la parte documentale, che individuerà quelli che sono i soggetti che devono essere ascoltati, e sarà colui che chiederà che vengano verbalizzati degli elementi piuttosto che altri. Quindi da questo punto di vista è indubbiamente una figura particolarmente delicata, perché anche a seconda dell'esito della verbalizzazione potrebbero nascere ovviamente delle conseguenze piuttosto che delle altre. È colui che va ovviamente a fare anche delle verifiche sull'attuazione dal punto di vista del piano di data retention. Quindi voi sapete che vi è un obbligo di andare a stabilire preventivamente all'avvio del trattamento, per i trattamenti in essere, chiaramente all'entrata in vigore del regolamento, quali sono i termini di conservazione dei dati. Ma non è che una volta dichiarati si risolve il problema. Una volta dichiarati, ovviamente, occorre andare a verificare che questi termini effettivamente siano rispettati. Lo si verifica sia da un punto di vista del cartaceo, lo si verifica sia da un punto di vista informatico. Dal punto di vista quindi informatico e cartaceo, può fare una sorveglianza ed attuare una sorveglianza a campione, ad esempio al DPO, quindi nei propri piani di sorveglianza può stabilire di andare a fare delle verifiche di questa portata. Ma può essere anche colui che interviene per coadiuvare la struttura, laddove la struttura si renda conto che quel piano di conservazione non è un piano idoneo, c'è un disallineamento magari rispetto alle esigenze di natura aziendale. Quindi da questo punto di vista è il soggetto che può nel miglior modo possibile andare ad intervenire e relazionare, perché questo è un altro elemento molto importante, la propria attività e quindi anche lo status di recepimento della privacy all'interno della struttura nei confronti del titolare. Tant'è che fin dall'origine dell'incarico si va a stabilire con la struttura se il DPO deve fare ad esempio una relazione trimestrale, semestrale, annuale, a seconda anche delle problematiche effettivamente alle esigenze, al carico di esigenze che si possono avere all'interno della struttura stessa. Spesso, ad esempio, sempre più spesso nei CDA ci viene richiesto in funzione di DPO di portare delle relazioni in cui si faccia riferimento allo storico delle attività privacy, quindi che cosa è successo nel tempo a livello di breach, a livello di istanze di interessati, a livello di richiamo disciplinare laddove non vi siano delle applicazioni, a livello di fabbisogno economico, perché ci sono dei DPO a cui vengono attribuiti anche dei budget e quindi possono anche effettuare delle spese in autonomia, ad esempio laddove debbono magari essere coadiuvati nel rivalutare la valutazione del rischio fatto originariamente a livello di sistemi informativi, oppure perché comunque si rende necessario fare un vulnerability assessment, un penetration test, dove chiaramente questo non viene svolto dal DPO, ci vuole quella terzietà, magari non ne ha nemmeno le competenze, comunque di soggetti che siano specificatamente addetti ad effettuare questo tipo di attività. Quindi anche l'elemento della relazione è molto importante e si incrocia un po' anche al tema della responsabilità di cui abbiamo parlato prima, perché comunque il DPO, una volta che va a relazionare, dà una comunicazione formale al titolare del trattamento, dello stato di adeguamento, della struttura e del mantenimento del piano della privacy all'interno della realtà, e da questo punto di vista può anche sollevare delle vulnerabilità, evidenziare delle problematiche che possono essere afferenti
a questa situazione. Quindi è un soggetto che deve avere anche una sensibilità nel modo di andare a riferire, non essere tranchant, perché potrebbe poi rimanere una relazione che diventa un po' un'autodenuncia su quelle che sono le carenze della struttura stessa. Il che non vuol dire ovviamente mettere in una sorveglianza, ma vuol dire in qualche maniera non solo andare ad evidenziare delle carenze, ma fare anche dei piani di risoluzione, di remediation per le stesse, o intervenire in modo che la valutazione anche da parte del titolare del trattamento sia di modificare lo stato effettivo organizzativo o anche del panorama dei soggetti esterni che interagiscono con la struttura stessa. Da tal proposito, il ruolo del DPO è anche colui che va a svolgere delle attività da un punto di vista di valutazione, di verifiche dei fornitori. Quindi è colui che va a implementare un piano con una periodicità a seconda anche della natura, della durata contrattuale, dei rapporti con i fornitori, che tipo di intervento andare a fare su questi, con quali criteri andare ad intervenire, con quale modalità richiedere delle evidenze che potrebbero essere comunque di natura documentale piuttosto che interlocutoria, piuttosto che con una visita specifica, con una verifica dell'ISO proprio delle misure di sicurezza che sono state adottate, delle misure magari non solo logiche informatiche ma anche proprio di sicurezza fisica. Anche lì è colui che va a relazionare e quindi dà una dimostrabilità delle attività che sono state svolte. Questo della tracciabilità, e vado a terminare, credo ci sia una domanda, ma insomma vado a terminare, questo della tracciabilità è un elemento fondamentale, cioè il ruolo del DPO è anche quello di andare a costruire nel modello di sorveglianza e contemplare dei momenti in cui si possa avere la struttura una storicizzazione, una tracciabilità degli interventi effettuati nella sorveglianza, perché si possa poi dimostrare che effettivamente il DPO ha adempiuto correttamente a quelli che sono gli obblighi di legge. Allora, io ho terminato, ti lascio la parola se ci sono delle domande. Sì, grazie mille, Avvocato Prediani, è stata molto, molto chiara. Leggiamo la domanda che è arrivata. Che cosa consiglia di fare a un DPO interno di un ente pubblico che incontra quotidianamente resistenze da parte della struttura? Spesso trattasi di obiezioni concrete fondate sulla insostenibilità economica delle misure proposte. Le mediazioni, quando mancano risorse economiche e umane, non sempre sono possibili. Sì. Allora, intanto bisogna dire che il regolamento, da questo punto di vista, spesso lo troviamo sia nel privacy by design che nella valutazione dei rischi, parla sempre di una necessità di adeguamento sulla base dello stato dell'arte. Quindi capisco che possano esservi, come avviene anche comunque nel privato, delle carenze di natura economica, però chiaramente tutto deve essere molto anche rapportato a quello che è lo stato dell'arte stessa della realtà. Sicuramente il DPO dovrebbe prima di tutto strategicamente capire il commitment e quindi il titolare del trattamento come si posiziona su queste tematiche, cioè il DPO non si può fare come colui che ingloba tutti i problemi della privacy nella struttura, deve andare anche a riversare, lo deve relazionare al titolare del trattamento, esplicitare quali sono le resistenze che possono essere appunto più che fondate oppure talvolta non fondate, quali sono le soluzioni che secondo lui devono essere adottate, perché se c'è una violazione di legge che l'ente sta ponendo in essere è inutile che venga detto ma non ci sono i soldi per fare questa operazione, lì c'è una violazione di legge. Una volta che io lo vado a riportare al titolare, da quel punto in poi il titolare mi deve dire se vuole assumere delle decisioni o se quella situazione deve rimanere scoperta. Questa è la grossa difficoltà del DPO interno, di doversi relazionare tra i colleghi e tra chi poi è anche magari parte datoriale al quale si vanno a sollevare delle vulnerabilità, ma questo è quello che deve fare. Poi non si può sbattezzare se non vogliono trovare una soluzione ai colleghi o per motivi di ostruzionismo o per motivi di limiti effettivi di impossibilità. Una volta che ho reso dotto il titolare, ho provato a dare delle soluzioni o ho spiegato quelli che sono i rischi connessi alla mancanza di soluzione alternativa allo stato dei fatti, da quel punto in poi il DPO non ha più possibilità di intervento. Quindi non può diventare il pungible preferito laddove si parli di privacy nell'impossibilità di procedere. Per cui si deve muovere a step, deve segnalare, deve comunicare, deve essere trasparente, se non riesce a dare delle soluzioni dirette che siano poi accolte dai colleghi rispetto a quelle che sono le problematiche sollevate. Grazie mille.
Abbiamo un'altra domanda. C'è relazione tra DPO e il diritto dell'oblio dei propri dati, oppure sto parlando di due argomenti che non hanno nessuna relazione tra loro? Beh, la relazione quando si parla di DPO e una tematica privacy c'è sempre. In questo caso qui la relazione che vedo è questa. Allora, il DPO, come dicevamo prima, è un obbligo di sorveglianza, quindi quando arriva in un'azienda o mantiene un tema privacy all'interno dell'azienda deve verificare che i piani di data retention siano stati attuati e siano chiaramente rispettati. Quello che ci posso vedere è che un diritto all'oblio è un diritto al non essere riconnesso nel proprio trattamento a una determinata struttura, a un determinato titolare, può essere esercitato scrivendo al DPO, quindi una prima connessione importantissima, il canale diretto. Quando c'è un DPO si scrive al DPO, questo è fondamentale, perché il DPO poi si fa da interlocutore per andare a mettere le mani nel punto giusto e chiedere a chi deve chiedere per poter fare esercitare i diritti. Lo vedo da un punto di vista di garanzia della protezione del dato al DPO rispetto al diritto all'oblio, perché se ben intervenuto non dovremmo avere delle problematiche, perché rispetto a dei piani di data retention, se questi vengono chiaramente rispettati all'interno della struttura, il problema non si deve porre, altrimenti laddove riceva delle richieste di cancellazione o delle specifiche relativamente a un diritto all'oblio, chiaramente si deve far portatore dell'attuazione all'interno della struttura, quindi la connessione vi è in dubbio, ma come vi è la connessione di questa figura con ogni singolo elemento all'interno del regolamento, perché se deve garantire la supervisione sulla protezione dei dati, la sorveglianza, gli audit, diventa poi il punto di connessione privacy totale all'interno della struttura. È infatti essenziale che all'interno della struttura vi siano anche delle procedure organizzative relativamente alla comunicazione tra il DPO e quelli che sono i soggetti che operano sui dati, quindi si deve sapere che se c'è un nuovo progetto va chiamato in via preliminare il DPO, che se si sottoscrive un contratto e c'è delle tematiche privacy e non sono stati imbastiti dei criteri, si deve sentire il DPO. Quindi questo è molto importante, per cui il suo coinvolgimento è integrale all'interno della struttura e quindi su ogni argomento. Perfetto, grazie ancora. Abbiamo un'altra domanda. Quali devono essere i rapporti tra DPO e ufficio privacy? Ufficio privacy interno alla struttura, immagino ufficio del garante, perché questo, vabbè, io prendo tutte e due a riferimento. Allora, se c'è un DPO... Interno, dice. E se c'è un ufficio privacy interno... come funzioniamo noi regolarmente, cioè il DPO svolgerà la sua sorveglianza, l'ufficio privacy interno andrà a fare delle attività di primo livello, non di natura straordinaria ma di mantenimento, che può essere l'aggiornamento documentale, richiedendo al DPO magari dei vaghi finali. In genere l'ufficio privacy interno si occupa della parte di organizzazione, si occupa di interloquire col DPO rispetto a quelli che possono essere fabbisogni, si occupa di andare ad organizzare i momenti di incontro con le varie direzioni a seconda dei progetti che devono essere attuati, quindi anche questo non c'è una risposta a priori, cioè deve essere costruito, un vestito che si va a costruire sulla base delle esigenze, delle competenze che sono state stabilite, anche perché potrei avere un DPO e un ufficio privacy, una realtà enorme dove ci sono 50 persone e quindi avrò una tipologia di rapporti impostati in una determinata maniera, o un ufficio privacy, due persone all'interno di una realtà dove fanno il lavoro, passatemi il termine, tra virgolette, sporco della quotidianità, e il DPO arriva solo nei momenti di sorveglianza, nei momenti in cui magari c'è una criticità, dove ci sono degli elevati rischi o dove l'ufficio privacy non riesce a sopperire alle necessità perché magari c'è bisogno di conoscenze più approfondite della materia. Perfetto, abbiamo ancora qualche minuto, leggo le altre domande. A dimostrazione del lavoro, il DPO, in questo caso interno, può utilizzare la corrispondenza avuta via mail con le varie strutture ai fini di sorveglianza, consulenza ed altro? Sì, le può assolutamente utilizzare, ma insisto, consiglio vivamente l'utilizzo dello strumento della relazione. Perché le mail rimangono interne, ma non c'è mai un punto di formalizzazione di quello che è lo status. E ricordo, insisto, che il DPO ha degli obblighi nei confronti del titolare del trattamento. Quindi lui deve riportare in maniera strutturata quelle che sono le attività nei confronti del titolare, a dimostrazione di che cosa ha fatto, di che cosa è stato disatteso eventualmente dai soggetti destinatari, qual è il livello di sensibilità e di ricepimento, perché dimostrare che io te l'ho detto 50 volte non serve a nulla.
dimostrare, te l'ho detto 50 volte, ti ho dato strumenti o delle risposte rispetto alle esigenze, non hai adempiuto, io lo sto portando al titolare, è in quel momento che io adempio correttamente, prima è un'attività a metà del DPO, non è compiuta integralmente. Ok, molto chiaro. L'ultimissima domanda e poi ci salutiamo. Vorrei approfondire il tema del data breach, in particolare quando un breach rileva ai fini della notifica e quali debbano essere le valutazioni che il DPO debba effettuare fattualmente ai fini della decisione se notificare o meno. Allora, su quali sono i breach che rilevano? Io lunedì faccio un corso di formazione di 3 ore su quelli che sono i breach che rilevano, quindi ci sono tante tematiche. Vi dicevo, il passaggio normativo del regolamento rilevano quei breach dove vi possa essere un rischio per i diritti degli interessati, quindi deve essere commisurato al tipo di dato. E quindi non c'è una classificazione, certo, se c'è il venir meno, quindi un'indisponibilità integrale di dati sanitari che sono funzionali ad un soggetto, quello è un breach che deve essere notificato, mi sembra evidente. Se c'è il venir meno perché vengono trafugati dei dati relativi a una fatturazione su un PC, ci sono dei rischi, c'è un indirizzo, c'è una fattura, dipende da cosa è stato fatturato, ad esempio, se è stata fatturata una visita medica che rispetto a una specializzazione dà un'evidenza di una vulnerabilità di salute di una persona, ci sta che si debba notificare, se invece si tratta di una fattura per cui ho acquistato un paio di cuffie, evidentemente non c'è nessuna lesione dei diritti dell'interessato, se però in quella fattura magari c'è l'IBAN dell'interessato oltre ai dati di fatturazione e quindi ci può essere un'esposizione di un rischio bancario, magari lo devo andare a classificare. Ci sono tantissime variabili, ci sono alcuni eventi che vengono classificati come obbligatori per la notifica, come ad esempio il ransomware, ma da questo punto di vista bisogna capire qual è la destinazione del dato. Quindi questo, per questo entra in gioco il DPO, perché deve valutare se c'è un rischio, si valuta sulla base della qualità, della quantità dei dati, sulla base di quelli che possono essere i rischi che ne possono derivare, anche da lì non solo notifica al garante, ma anche la notifica agli interessati. Grazie mille, insomma, le tematiche possono essere sviluppate, approfondite. Eh sì, ci sono tante cosette. Stamani, diciamo, è stato un po' uno spunto, una ricostruzione di quelli che possono essere i temi. La figura è comunque decisamente complessa, insomma, non è banale. Certo. Va bene, allora liberiamo la dottoressa Frediani, ringraziamo tutti i partecipanti, vi lascio il link del nostro canale YouTube dei Laboratori Aperti, dove trovate, verranno caricato questo video e anche i prossimi. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, sempre in compagnia dello studio Colin. Martedì 16 febbraio parleremo di cloud e outsourcing, aspetti legali. Poi parleremo della tutela della proprietà intellettuale all'interno dell'azienda, venerdì 19 febbraio, sempre alle ore 11. E l'ultimo appuntamento sulla posta elettronica, aspetti giuridici e documentali, il 23 di febbraio. Grazie ancora a tutti e buon fine settimana. Grazie, buona giornata, arrivederci.